Nuovo giorno, Ibiza Rocks, ci sono tutti questi cosi strani, bellissima Ibiza ieri sera, molto grossa. Allora, sono a St. Anthony, l'altro grosso centro oltre Ibiza dell'isola, e ho seguito le indicazioni della guida turistica che diceva di metterla sul parcheggio all'ingresso della città. Infatti sono andato un po' più avanti e c'è un casino dei parcheggi quasi zero, penso. Qui ci sta il parcheggione vicino al Lidl, quindi come entrate dalla città si entra da qua, forse c'è una strada anche da sotto, ma tutte le direttrici principali arrivano da qui. Se andate da Ibiza, da nord, da tutte le parti, c'è la superstrada qua per Ibiza, e che la chiamano Eivissa. E quello è Lidl, proprio questo che state vedendo. Quindi si arriva da lì e fate tutta la rotatoria, non andate dritti qua perché entrate dentro. E andate su sto parcheggio, sembra molto popolare, sterrato come quello lì a nord di Ibiza dove l'ho messa ieri sera. Sembra tranquillo, io l'ho messo in fondo là, lunedì mattina, 28-29 maggio 2023. E adesso facciamo, anche oggi è nuvoloso, ma non so se piove, però è nuvoloso, aveva messo questi 3 giorni, poi mette sole, però sembra che non piove. A caso c'ho l'ombrello in macchina, ma devo fare una corsetta, però a caso ne compro uno qua. E adesso vediamo St. Anthony. Ve la faccio vedere. Inizia con i soliti party. Ce n'è uno nuovo, Ibiza Spray. Opening party. Official Club Tickets. E qui c'è tutte le discoteche. Una stava là all'ingresso. Party, party, party. Questo c'è l'albergo. C'è 3 cose di noleggio, no, due di noleggio, ma noleggia le macchine, noleggiano le scooter, le biciclette elettriche, boh, però adesso non l'ho visto. Questo è l'ingresso di St. Anthony. Da dietro c'era una discoteca, questo è il Raza, un'altra forse. Ci dovrebbe essere un lungomare, se no, non ho studiato male. Un lungomare che spero sia lungo, ecco, là c'è il mare, c'è il porticciolo. Però io sto andando dove? Ah, ok, va qua. La cittadina dovrebbe essere là. Qui c'è una strafilata di negozi. Guinness. Bello, i negozietti. Speriamo che torni il sole alla fine. 21 gradi e mezzi, è proprio temperatura perfetta, maniche corte, ma non sudi. Non te rincoglionisci del sole. Sunset Cruise. Questi dovrebbero essere boat rental, catamarano rental. No, excursion. Ecco, questo è quello che avevo visto sulla guida. Una passeggiata che è lunga, vediamo dove arriva. E dopo l'ora di pranzo andiamo dentro la città. Come al solito. Cittadina che sta alle mie spalle. Adesso andiamo qua. Boat Sky. C'è qualcuno in spiaggia. Il mio albergo, la piscina, nonostante le nuvole, erano tutti in costume. Ah, allora, arriva fino là? Eh sì. È tutta una passeggiatona, quindi armiamoci di pazienza che arriviamo fino al palazzone laggiù. E poi torniamo qua, dove dovrebbero esserci degli ristoranti, spero. Il sole va e viene. 21 gradi e mezzo. Anche qui i palazzi principali sono tutti un po' sderenati. Un po' zozzi, uno bianco che è un po' zozzo nero. Questa dovrebbe essere una discoteca. Adesso ve la faccio vedere quando riesco a passare di là senza sbattere su qualcuno. Quella è la passeggiatona. Questa sembra un po' sfigata. Ce ne stanno due attaccate.
Una si chiama S Paradise e un'altra è quella che ho visto prima, la Eden. Almeno penso che sì, somigliano proprio a Disco Day. Bene, adesso faccio quello per cui sono venuto. C'è anche il Luna Park, anche qui. Come AS Cassair, il mio albergo lì. Queste sono belle femmine che stanno prendendo il sole, stanno prendendo l'ombra in realtà, forse anche un po' le piogge. Qui c'è un amazzone. C'era l'amazzone. C'era Wonder Woman. Hai capito che storia? C'è un paninaro. Questo è Ibiza Rocks Bar. Sembrano un po' sgattonazzi comunque. È super popolari per me di lusso. Sono uso e consumo dei nordici che si accontentano. Questo sembra più carino, un piano bar, sì. Praga Ibiza. Questa è una spiaggia abbastanza lunga. No, c'è il KFC, il Pizza Hut. Sta dappertutto sto KFC qui in Spagna, grazie al cielo. Potrei farci pranzo. Questo addirittura è scolorito sto locale, che è pure chiuso, transennato. È così, è un po' becera. E qua davanti il Burger King. Tutti stranieri. Bah, bisogna. Oh, bello il KFC, bello grosso. C'è pure il kebab attaccato. È un KFC enorme. Sa che vengo a far pranzo qua. C'è proprio anche uno spagnolo, inglesi, tedeschi. Gelateria. Gelateria Boccata Express. Bella passeggiata. Ci sono delle ragazzine tutte vestite di rosa laggiù in fondo. Con una specie di, non so cos'è. Tutte con un affare rosa attaccato. Sembrano aquiloni. Adesso ci avviciniamo. Questo è un albergo. C'è il beach tour. Se non trovo dove si noleggiano le bici, qui è un problema. Poi non so, qui non va nessuno in bici. Che non ci sia una pista ciclabile sarebbe terribile. Sarebbe anche tristissimo. Sono semplicemente tutte vestite uguali. Sono anche molte grasse. E schiamazzanti. Sono un po' grassocce. Quindi sono Nord Europa sicuramente. Sì, infatti, stanno festeggiando qualche addio cilivano. Tutte vestite uguali, con un pareo rosa. Manca il sole. Non è grande da qui la cittadina, sembra un buco, però questa è una bella passeggiata. Se adesso riesco ad arrivare fino laggiù in fondo, ci siamo. Poi dicono che dopo cena o è qui o è Ibiza, il resto è mortorio. Italiani alle mie spalle. Altro albergo, tutti uguali, questi grossi, un po' brutti, anche questo sporco. C'è un mulino, c'è un mulino.
Ecco, la spiaggetta finisce su queste rocce, l'albergone e il mulino. Qui dietro c'è una pista da ballo sull'albergo, si chiama Fort Dance. Che storia. Alberghi, alberghi, alberghi. Quelle stanno pescando. E quella lì è la cittadina. Dietro che tu mi stavi dicendo che arrivano la pula in bicicletta. Che sia questa la pista ciclabile, non ci passa nessuno. Solo la pula. Volevo andare in bici anche qui. Prosegue così, senza niente di eccezionale da vedere. Là però che c'è un bar sulla spiaggia, un'altra spiaggetta. Però ecco, qui è piuttosto anonima il tutto, ci sono solo alberghi, quella spiaggetta. Per me l'importante è che si riesce a camminare almeno fino là, in modo che quando torno su è l'ora giusta di pranzo e mi mangio la roba del KFC. Hanno tutti i grassocci, ma come cazzo, ma che mangiano questi? Mangiano un sacco di carne che fa venire il cancro al colon. Non si deve mangiare la carne, una volta ogni tanto. Questi fanno i barbecue, mangiano al McDonald's, diano tutte scrofe. Ci sono altri negozi, c'è il kebab, però ti tirano via dalla spiaggia. Perché c'è recintata qua, c'è una zona verde e rocciosa, non c'è più la spiaggetta. Quindi vai all'interno, comunque proseguo. Dopo un po' c'è una spiaggetta segreta. Con solo questi alberghi qui intorno. Quelle vanno in bicicletta. Però è un po' accidentata la cosa. Quindi dopo un po' se vi ributtate a destra, dalla strada principale, dove c'erano comunque alcuni ristoranti, altre cose, che è tutta una pappa terribile, c'è proprio una merda qua, le pappocine. Sta spiaggetta, andiamo avanti, albergo, tutti a prendere l'ombra.